Ciao a tutti, sono Mauro della MotorPep. Oggi vi presentiamo parte della gamma 2019 La Pierre, in particolare ci focalizziamo su quella che è la gamma e-bike. Abbiamo una bici montata Bosch e tre bici montate Shimano. Partendo dalla prima montata Bosch, appunto, è una Overvolta M500, una bici già con batteria integrata. Abbiamo il Bosch CX da 75 Nm. È una bici 150 di escursione, sia l'anteriore che il posteriore, 27,5 plus, quello che è un po' lo standard adesso di riferimento. Una componentistica, partendo dal cambio, abbiamo uno SRAM NX a 11 velocità, ammortizzatore Super Deluxe, sempre RockShox, e forcella, la nuova Sector, sempre da 150. Una bici adatta a qualsiasi tipo di percorso, non estrema, però adatta appunto anche all'uso in montagna o il mountain. Una particolarità, il sistema di sgancio della batteria, che è un brevettato La Pierre, permette di non avere lucchetto, quindi di avere meno ingombri e meno peso, si ha soltanto un piccolo perno con cui si può smontare la batteria molto velocemente. Il perno poi è calamitato, quindi rimane sempre in posizione. Una gran bella bicicletta, soprattutto la linea design è molto curata e molto particolare. Passando a quella che è la gamma Shimano, il modello entry level tra virgolette è la M527, che è un modello già a dire il vero molto avanzato e adatto a qualsiasi tipo di percorso, una geometria moderna, angolo di sterzo molto aperto, un sistema dell'ammortizzatore molto evoluto, brevettato da Shimano, montato già su alcuni modelli di H, quindi adatto proprio all'uso più intenso. Per il resto la bici è montata con cambio Deora a 10 velocità, col nuovo pacco pignoni 1142, che non fa rimpiangere, diciamo, il fatto di non avere un 11 velocità. Forcella, abbiamo sempre la Sector da 150 e l'ammortizzatore sempre Super Deluxe RockShox. Reggisella ovviamente integrato con comando al manubrio. E anche qui abbiamo una bici molto bella, sia a livello, diciamo, di design che di geometrie, di scelte molto avanzata e particolare. Passando al modello di gamma superiore, abbiamo la 627, che è un modello ancora più adatto all'uso enduro, perché abbiamo una Fox Performance 36 di diametro, 160 di escursione, ammortizzatore Fox DPX Performance, cambio SRAM NX a 11 velocità e freni SRAM Guide da 200. Questa ovviamente è una bici di gamma superiore per chi cerca un prodotto senza compromessi. Tra la 627 e la 927 poi è presente un modello intermedio a catalogo che non è ancora arrivato in negozio, ovviamente quando arriverà lo saremo felici di mostrarvelo. Passando direttamente alla top di gamma, la AM927, troviamo un prodotto veramente estremo e veramente curato in ogni minimo particolare, ha delle caratteristiche peculiari che non si trovano facilmente su e-bike, quindi abbiamo le ruote in carbonio, adatte soprattutto a chi gareggia, a chi fa anche dell'uso agonistico, un cambio XT D2, quindi completamente elettronico, con un pacco pignoni 1146 e manubrio in carbonio, anche questo è una particolarità sul mondo e-bike, non si vede molto spesso. Forcella Fox Factory con rivestimento Kashima, ammortizzatore DPX con rivestimento Kashima, quindi diciamo una bici veramente questa senza compromessi.
vi faccio vedere ora brevemente come funziona la parte elettrica della bici. Quindi abbiamo un tasto centrale molto bello per avviare appunto il sistema. Abbiamo il classico computerino Shimano. Sono presenti due comandi sostanzialmente uguali, che sono quelli dell'XTD2, che uno viene usato per comandare le funzioni, quindi per cambiare le modalità di spinta, per navigare nel menu, in quello che è il menu, e uno per il cambio. Il cambio elettronico è una peculiarità che su una bike è veramente azzeccata, perché non si ha il problema di ricarica della batteria, quindi non abbiamo batteria tampone che vanno caricate. In questo caso il cambio viene alimentato direttamente dalla batteria della bici, quindi è impossibile rimanere senza col deragliatore fermo. Anche quando la bici è scarica rimane comunque un 4-5% di batteria per garantire il funzionamento del cambio, e in più rileva il cambio quando si è in salita, stacca la potenza del motore di modo che per avere una cambiata più veloce, più fluida ed evitare rotture della catena. Quindi sulle bike non è così, non è una cosa da poco, ma veramente l'abbinamento è azzeccato. Parlando di prezzi, sono bici che vanno dai 4.500 dalla M500 a 7.100 euro per la 927. Ovviamente sono prodotti di fascia alta sostanzialmente tutti. Abbiamo ovviamente dei sconti in negozio, quindi il consiglio è di chiamare, di venire in negozio direttamente per avere tutta quella che è la scontistica, virtuali promozioni. Quindi niente, vi aspettiamo in negozio. Un saluto da Mauro.